Era lo stato mentale di Alessandro Impagnatiello mentre stroncava per sempre la vita di Giulia e del loro bambino Tiago. C'è stato davvero qualcosa che ha offuscato la sua mente? E ancora, Impagnatiello è socialmente pericoloso? Sono questi i quesiti ai quali dovrà dare una risposta la perizia psichiatrica super partes che sarà depositata entro oggi in corte d'assise dallo psichiatra forense Pietro Ciliberti e dal medico legale Gabriele Rocca, i due periti incaricati dalla presidente della corte Antonella Bertoia di valutare lo stato psichico del barman trentenne sotto processo per aver assassinato con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Una consulenza di parte redatta dai periti della difesa lo aveva descritto come affetto da un disturbo paranoide ossessivo e portatore di una grave psicopatologia. Si è trattato invece di un lucido delirio, di una estrema banalità del male, secondo i periti della famiglia Tramontano, gli psichiatri Salvatore De Feo e Diana Galletta. Per stabilire quale sia la verità una volta per tutte, Alessandro Impagnatiello è stato sottoposto nel carcere di San Vittore a 4 visite. Durante la prima, quella dell'11 luglio, i periti hanno scandagliato l'infanzia di Impagnatiello. Era stato lui stesso a raccontare davanti ai giudici di essere stato sempre un bambino ossessionato dalla perfezione e di essere rimasto turbato quando la sua maestra dell'elementare, Anna Maria, dopo un compito in classe sbagliato, aveva detto a tutta la classe: "Alessandro non è Dio". Poi, il 7 settembre, Impagnatiello ha ripercorso la sua adolescenza e l'età adulta, in particolare il suo rapporto con le donne, la mamma, la madre del suo primo figlio e poi ovviamente l'incontro con Giulia. Il 14 settembre lo hanno sottoposto a lunghi test psicodiagnostici. L'ultima visita in carcere, quella del 21 settembre, è stata quella in cui ha ripercorso il giorno dell'omicidio, durante la quale avrebbe detto: "Il mio corpo ha commesso qualcosa di atroce".